Ciao ragazze e ragazzi, al volo, come ultimamente. Allora, vi voglio mostrare delle cose. Il trucco che ho eseguito oggi, ho riesumato parecchie cose. Una di queste è quello di Clio Makeup, che è il... Aspettate, quello di questo... Sherry... chic. E questo, praticamente ho messo solo questo e un pochino di glitter, che io ho usato questi di MAC, ma si possono usare qualsiasi tamponato. Io ho usato questi proprio pochissimo e li ho un po' tamponati. Si possono usare quelli di Astra, eccetera. Praticamente ho messo solo questo, che è fantastico, ragazze, secondo me. Poi si sa, dura tutto il giorno, ma questo colore, come le unghie, è uguale. Va sfumato in fretta perché si asciuga e, ripeto, rimane, non si sposta più, insomma. Poi, sotto, come bordatura, diciamo, vediamo se riuscite a vedere meglio. Ho utilizzato questa, sempre di Maybelline, la Tattoo, questa colorazione che, se vedo, riesco, ve la dico, non ve la dico perché non riesco. Aspetta. Comunque, è questo bellissimo color, quel verde petrolio, ecco, petrolio, sì. Ce n'è, se voi anche andate sul sito della Maybelline, scegliete matita occhi tattoo, digitate, ne vengono fuori tutte le colorazioni che hanno. In base a quello scegliete il vostro gusto. E io ho voluto applicare quella nera dentro la riga inferiore e sotto, appunto, questa. Perché sono sicura che non sono allergica a queste matite, quindi vado a colpo sicuro. E ce ne sono di tanti colori. Io, difatti, ce l'ho verde, verde militare, quell'arancio. Vi ho mostrato tutte, comunque ve le ho mostrate tutte, e ho questo petrolio, l'altro verde bosco, tutte quelle che c'erano, marrone, insomma, quelle sono. Per quanto riguarda i blush, oggi ho riesumato perché ho fatto una... Io ogni tanto arrivo a pescare le cose, le ho ovviamente, o le regalo e o le utilizzo a mia figlia, non le utilizzo. Quelle che proprio vedo che a lei piacciono, sono belle, eccetera, eccetera, le do a lei o a mia sorella. E io ho riesumato questo qui di 2 anni fa, forse l'anno scorso, che ho usato tantissimo, ed è questo colore che a me piace davvero tantissimo. È molto scrivente, vedete? Mi piace proprio. Poi, come rossetto, avevo una tinta labbra di Sephora e ho utilizzato questa oggi, adesso, per farvi vedere il video. Sta con la bordatura, la sua matita numero... Potessero scriverlo un pochino, se io non porto mai gli occhiali. Numero non lo so. Comunque questo color, così che vedete. Ho fatto il bordo e ho utilizzato un gloss, un semplice gloss. Avevo un gloss qualsiasi a casa. Poi, invece, la mattina avevo utilizzato la mia matita Passepartout di Nabla,
quella malva, l'ultima uscita, è questo che purtroppo, ahimè, non ce n'è più. Ma è proprio la morte sua ed era bellissimo. Oggi ho voluto mettere questo, vabbè. Quello là è proprio una combo sua, eh. Bella. Poi è la Too Faced, la Sephora, c'è questa al 20% di sconto con la carta Gold. C'è il 25 sui profumi, ma io ho acquistato solo questa e avevo la carta Gold. È una confezione col suo lucido. Lucido labbra, io non lo so, non ho ancora usato. Ho solo aperto per sentire, mamma mia, fragola pura, ma un lampone, ottima, non so, provo. Non è questo che ho usato prima, ma ebbene, questa è la sua confezione, cioè era la sua combo. C'è il 20%, o 20, no, il 25% se non vado errata, o 25% solo sui profumi, non ricordo, non l'ho presa oggi. E questa è la palette, non l'ho ancora svuociata perché sono troppo di corsa, ma posso garantire che veramente non è scrivente, ma molto di più. Vedete, vediamo questo, se riesco ad avere una dita, non un dito. Questo sarebbe, vediamo. Sono illuminante a questo punto, sì. Faccio così perché ho le dita con tutti i suoi. La trovo, ecco, vediamo che questo, vedete, è super scrivente. È di Too Faced e si chiama Pop The Core. È carina, questo ha una profumazione che vi ho detto, è spettacolare e nulla. Questo è il mio make-up di oggi, al più presto spero di ritornare a fare dei tutorial, mi mancano anche a me e niente, vi auguro un sereno. Oh, scusate, volevo farvi vedere la mia collana. E niente, ho appunto, sto facendo anche delle maglie a mia mamma, all'uncinetto, e nulla, il tempo è quello che è. Vi mando un bacione grosso e vi auguro un felice e spettacolare fine settimana. Ciao, ciao dalle mie mani sporche. Ciao.